Il Pineto pareggia al Benelli contro la Vispesaro e allunga ulteriormente la striscia positiva a 5 risultati utili consecutivi. La squadra di Amaulo avanti con Teraschi, ripresa subito da Zagnoni. Nel finale espulso Tonti tra i pali della Quercia, che salva i suoi con una gran parata in pieno recupero su Foresta. Biancazzurri a 14 punti in classifica, in zona playoff con Arezzo e Pontedera. Bello e aperto il primo tempo con i due gol che alla fine decideranno il match. Avanti i Teramani con Teraschi al 29. Volpicelli inventa l'imbucata decisiva, l'esterno pescarese si inserisce e con il destro fulmina Polverino. Primo gol in campionato per l'ex delfino Flacco Porto. Neanche il tempo di esultare che la Vispesaro pareggia. Al 30esimo, angolo per i marchigiani, Zagnoni salta sul secondo palo e firma l'1-1. Brividi finali, Tonti si fa male in uno scontro con Carlson fuori area e viene ammonito. Il portierone di Amaulo resta in campo dopo la paura per il colpo alla testa, ma nel recupero si fa espellere per perdita di tempo. Secondo giallo con i cambi ormai esauriti, tra i pali va il capitano della Quercia appena entrato. È lui l'eroe di serata con una gran parata sul tiro a botta sicura di Foresta. Finisce 1-1, prossima tappa del Tour de Force pinetese a Olbia giovedì sera, poi ultima all'Adriatico lunedì contro il Pontedera.